Ciao amore, è la prima volta che Ciao. lascio Emily con Nami da sola per 2 giorni. Ciao papà. Ehi, fate le brave, eh. Vado a vedere la cosa più importante di quest'anno, il progetto più bello di tutto l'anno. Aspetta. Grazie. Aspetta, papà. Parto, destinazione Rimini Wellness. Mi sono aggregato a una macchinata direzione Rimini. Io ho già sonno. Fortuna che oggi non guido io. Scusate, parliamone. Ma loro non hanno mai visto né l'Isday né i Pentatonix. Ma serio? No, i Pentatonix li conoscevo, ma questa no. Voi, nei commenti, quanti di voi conoscono i Pentatonix e l'Isday? Io non ci credo che non avete almeno una volta sentito una loro canzone. Qui, macchina di cultura, eh? Siamo venuti dalla Lella. Una bella piadina con doppio crudo, grana e pomodori gratinati. Niente formaggi pesanti. Per non fare problemi stanotte. Vorrei evitare puzze strane. Per colpa dei latticini. Buongiorno miei cari amici del canale vlog. Stiamo andando a vedere la base del mio stand a Rimini Wellness 2024. Perché, per chi non l'avesse capito, dal 30 maggio al 2 giugno del 2024 alla fiera di Rimini troverete lo stand di Okami Zone. E oggi andiamo a vedere quanti metri quadri alla fine abbiamo, quanto rendono i metri quadri che ho affittato per questo evento e soprattutto insieme a un esperto, lo stendista che mi farà lo stand, che già conoscete ma lo vedrete più tardi. Andremo a capire dove posizionare i tappeti, i macchinari della palestra, perché ci saranno dei macchinari per fare delle sfide. Faremo delle challenge, cioè il nostro Rimini Wellness sarà diverso da quello degli anni scorsi. Faremo delle piccole sfide, si vinceranno dei premi, faremo tante attività insieme, noi, io e voi, insieme ai creator e gli ambassador Okami Zone. Poi ci sarà tutta la parte dello stand con tutti i prodotti che ci saranno. Sono super fomentato, penso sia uno dei più grandi investimenti mai fatti fino ad ora, a livello economico, a livello di tempo, a livello di evento. È una cosa grossa, sia quello che c'è intorno a Camizon, sia quello che c'è intorno alla fiera del Rimini Wellness. Ho un po' di chiacchietta, dico la verità. Filippo, voi dovreste ricordarvelo dalla serie del capannone, lui è quello che sta facendo insieme alla Quotazio tutto l'arredamento, tutto quello che è stato la cucina, tutto quello che è la parte sopra del mio capannone, e farà anche lo stand a Rimini. Eccoci! Ma direttamente da Brescia a Rimini! Ciao esatto. Boss, come stai? Tutto a posto, grandissimo, tutto bene. Noi adesso andiamo in palestra alla Beverly qua di Riccione. Dopo abbiamo una cosa importante oggi. Molto importante. Molto importante. Phil, oggi dobbiamo capire come fare tutto lo stand per il Rimini Wellness. Dobbiamo capire tutto quello che è il nostro spazio, che è la cifra. C'è solo un problema da risolvere, ragazzi: il budget di Giova. È più basso possibile. L'appuntamento a Rimini Wellness per vedere lo stand, che abbiamo già fatto un briefing e voi vedrete tutto nel backstage ed è una figata questa cosa. Mi piace un botto e voi sarete con me. Fa troppo ridere che io ho pagato lo stand 3-4 mesi prima che il brand partisse, cioè tipo a settembre, agosto io già avevo pagato lo stand, già avevo fermato tutto. Siamo alla Beverly di Riccione. Prima di tutto pre-workout perché non ci si allena mai senza caffeina. Get ready with me. Flex T Bordeaux Okami Zone, taglia L, io sono 1,78, shorts performance neri taglia L, muscle hoodie. Quanto è bella sta felpa, rilassata nella parte inferiore, sopra bella aderente per esaltare i muscoli, ma comunque comoda per allenarsi. Colorazione nera. Siamo in una palestra che già occhio è tutta panatta. È sistemata proprio bene. Sì, perché è open space. A me piace un botto le palestre open, alte, vedi. Il motivo per cui la mia palestra sarà open space. Oggi come workout è un giorno extra perché sto recuperando dei complementari che non ho fatto ieri, perché poi sono dovuto partire per Rimini. Quindi recuperiamo i femorali e ci portiamo avanti le spalle del workout di domani, perché domani avrei squat, panca e spalle. Primo esercizio pesante, leg curl. Secondo esercizio, focus gluteo, quindi hip thrust. Ora non mi lamento che questa palestra non abbia gli scaldamenti, perché oso immaginare quanto costa il riscaldamento. Dobbiamo aprire una palestra, sappiamo quanto costa il riscaldamento, quindi non ci lamentiamo. Felpetta. Si sta benissimo. E si sta benissimo. Questo è per pararmi il culo nel Johnny Foist di fine 2024, quando non ci saranno gli riscaldamenti nella mia palestra e nessuno si può. No, mi dissocio.
Altra soluzione, ragazzi, facciamo partire la palestra in primavera, risparmiamo, così capiamo quanti abbonati abbiamo per capire se l'anno dopo possiamo accendere il riscaldamento o no. Sto fitto, è imprenditore. Imprenditore. Si vede. Si vede, si vede. Ultime esercizi di femorali, leg curl sdraiato. Iniziamo l'incubo delle spalle, ragazzi. Allora, non dirò nulla, non dirò nulla. La provi un attimo. Un po' di olietto io lo metterei comunque. Arriva il momento dell'upper, e dopo le gambe si toglie la pompa, si toglie la cover. Ora siamo così, vediamo tra poco quando entro in pump. Porello non sa ma che sta a fare. Non ci è mentato in palestra, guarda. Sta là fra. È gabbiano. Spalle, ho sempre dei problemi perché ho un infortunio al capolungo da tutta la vita. Ogni tanto mi sveglio che mi fa male. Cavo, cercando di non lesionarci più la spalla. Vai, 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 vai. Vai, spingi, spingi. Già immagino i commenti delle persone che diranno: Giovanni, fai le alzate a metà. Faccio l'alzata a metà, fra. E vedi, l'alzata a metà. Qua. A metà. Una serie. Cioè, dire che la maglietta Flex T aiuta un pochino. Ma non quanto è bella. Quello sono io distrutto da quello che stiamo facendo. Abbiamo finito alzate laterali, abbiamo finito tutto. Ultimo esercizio, via. Vai, 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 vai. Spalla com'è? Grosso. È la maglietta? Su io. È la maglietta? È la maglietta, grosso. Questa a un occhio inesperto può sembrare ego lifting, cioè sollevi più possibile per no, è una metodica di allenamento diversa, un po' più pro, un po' più studiata su di me, perché comunque io ormai ho 16 anni di allenamento sulle spalle, conosco il mio corpo e ogni volta che leggo tipo hai fatto questo male, hai fatto quest'altro male nei vari anni di allenamento, io dico sempre i risultati a volte parlano. Sam Sulek si allena di merda, addirittura per uno come me vi dico che mangia di merda, però comunque avete visto che fisico c'è Sam Sulek, uguale io mi allenerò di merda, ma comunque i risultati ci sono. Ora abbiamo finito e si va direttamente a Rimini Wellness. Polletto, purè, verdure, couscous, verdure. Avevo una fame che stavo morendo stamattina. Sempre fitto tu, eh. Finiamo di mangiare, dopodiché andiamo direttamente a Rimini Wellness. Ah, guarda là, l'ingresso del... Oh, che cazzo di scena, è passato il treno a caso. Rimini fiera. Filla, dobbiamo risparmiare, eh. Te lo dico, eh. Comunque, vedere la fiera così vuota è assurdo. Comunque mi sembra di essere tornato nel 2017, quando venivo alla fiera nessuno mi conosceva e quindi non facevo foto. Prima la sensazione è quella. Eccoci qua, questi sono dei padiglioni principali, questo è il C5. Qui dove stava il calisthenics, ok, tutti gli anni. No, quest'anno è qui attaccato perché ci sono i brand e là ci sono due parchi attività, uno di Granarolo e uno di Fitactive, le palestre. Fitactive, sarà... mio futuro competitor. La mia palestra io la apro di fianco a una Fitactive. Ah, oh, scherzo, scherzo. Qui ci sarà Leone, sì, con un mega store. Esatto. Qui per farvi vedere dove si minavano, ricordare dove stavano i ring. Dove... Di là c'è tipo il Festival dell'Oriente, quindi in questo momento non si può arrivare al mio padiglione, giusto? No, però... Che è il C7 a 7. Tu sarai qui nella 7. Questa è la 5. Nella 7 che è uguale a questo. Dove nella hall ci saranno Enervit qui davanti, 4 Plus Nutrition e Food Spring, che farà, okay, tutta un'area attività. Poi qui c'è Zach Plus, quindi in realtà sei vicino anche un pochino a tutti i giovani, anche gli, sì, influencer. Ma gli influencer quelli là li portiamo noi. Questa è la tua area più o meno. Da dove? Da qui fino al muro, diciamo là, 128 metri. Minchia, grossa, eh? Grossa, come te. Grazie, vero, sì. È la felpa che mi fa sembrare grande. 8 per 6 è grande, eh? 128 metri quadri. Io pago. Meglio vendere di magliette, mi sa. Io avevo pensato, su 8 metri d'ingresso magari facciamo 4 di bancone, quindi il banco con dietro la scaffalatura. 4 metri fai tipo il punto dove dietro c'è, che comunque non è proprio 4 metri per mettere tutta la roba davanti, gli appendiabiti, le cose, la scaffalatura.
foto là dietro, lo stoccaggio anche semplicemente. Poi per 2,5 metri teniamo una parete con un forex dove ci si possono fare foto con i creator, tutta la parte forex dove metti un mini palchetto, sotto ci sono le persone che aspettano per salire a fare le foto, e poi 1,5 metri di ingresso. Lo spazio è subito poi dietro, si entra nella parte palestra attività. Allora, secondo me tra le due aree la cosa migliore è fare un magazzino nel mezzo che ti divida l'area commerciale e l'area attività. Diventa un magazzino tuo e usi le pareti del magazzino come esposizione e o grafiche anche dal lato dove farai l'attività, fare una bella grafica fuori, tua sì. Col brand. Comunque i 4 metri dove farò spogliatoio, il magazzino dove riposarmi anche io ogni tanto, tutta la parte dietro facciamo un'area palestra. Sono poche cose in realtà, 4 macchine che fanno un po' tutto, 4-5 macchine dove ci sono delle sfide per chi viene. Così per curiosità, secondo me te? Così, di una cifra a caso. Ma minimo 10-15 mila euro. Solo 1500 euro. Solo 1500 euro è buono. 1500 buono. Faccio a caso. Già solo la parte nuda costa un botto. L'affitta a Rimini costa, solo lo spazio nudo, altro che Milano. A volte una parete che sta su, fatta bene, laccata e graficata, sono di 4000 euro. Secondo me dietro non serve la parete. Ma se secondo me non servono proprio pareti. Secondo me non serve. Oltre alle pareti, secondo me. Non serve neanche lo stand. Il tavolo. Lo facciamo frittato. Ikea. Lo facciamo. Io penso di un infarto. Allora, cosa... Quanto può costare questo trovo così? 2-3 mila euro. Cosa? Qualsiasi però, cosa gli chiedi. 2-3 mila euro. Da un lato di qua ci fai la grafica per l'attività e davanti ci fai invece la grafica per il negozio. Con quella struttura lì tu hai anche la porta dove dentro hai un magazzino chiuso che la sera puoi chiudere. Ah, fuori okay. Fai le scaffalature più belle dove metti il tuo brand e davanti poi fai un bel desk con il logo, metti il registratore di cassa. Tu non lo sai, ma il signor Quotazzo qui fa tutto. Il problema è che tutto quello che fa paga poi. E paga poco, è quello il problema, oh, cazzo! Che paga poco. Detto così sembra che sono cattivo. No, è un grande gioco. Sembra un bacino corto, però alla fine è 30.000 no, qua e 50.000 qua. Comunque, quello che mi ha convinto a prendere 130 metri quadri è stato lui, eh. Non ve credete, eh. Se prendi 120 metri quadri, 8 in omaggio. 8 in omaggio. Però se ne prendi 108, no. Esatto, se ne prendi 108, niente omaggio. Quando voi verrete, vi basterà andare su questa mappetta, dall'ingresso, andare verso l'A7, là in alto a sinistra, e sono là. L'ultimo lì in alto. Comunque, scherzi a parte, soldi, non soldi, investimento, lo sto facendo per una cosa mia personale, perché voi, in generale, per che mi seguono mi hanno sempre dato tanto, e questa fiera, questo investimento a perdere, capite? Il Rimini Wellness è un po' un investimento a perdere, magari se ne guadagna di immagine, però lo faccio tanto perché il brand funziona, sta vendendo, vi piace, e soprattutto lo faccio per stare con le persone, cioè avere un mio posto fisso a Rimini dove stare ed essere a contatto con tutti quanti. È una cosa bella che mi costerà una casa, comunque è una di quelle cose che una volta nella vita ti fa. Ovviamente lo rifaremo pure l'anno prossimo, l'anno dopo ancora, chi ci ammazza poi. Tra Rimini Wellness, matrimonio, apertura della palestra quest'anno. Olè, olè. Comunque alla fine sarà più o meno qui una piccola entrata, ma credo che l'entrata sarà anche laterale, quindi non ci sarà bisogno di fare grosse entrate. Qui un bel forex con una parete dove ci si potranno fare le foto con i creator, un piccolo palco dove ci saranno i vari creator, io, tutti quelli che parleranno per Okamizonna. Qui tutto un banco dove vendere, dietro delle strutture per fare i camerini, per fare lo spazio in cui ci riposeremo, stoccheremo le cose. Dopodiché dietro ci sarà tutta la parte palestra. Qua ci sarà, che ne so, la panca, la parte per il calisthenics, qualche macchinario bodybuilding, tutto quello che sarà l'evento per poi vincere dei prodotti, qualcosa in particolare. Cioè ci saranno tante sfide, tutte al mio stand. Poi ovviamente ci sono dei sconti per tutti quelli che si presenteranno vestiti Okamizonna. Noi dobbiamo puntare a essere tutti zonna per tutta Rimini Wellness. Dobbiamo combattere dei brand giganteschi e quindi dobbiamo fare forza insieme, no? Io ci metto lo stand e voi ci mettete le magliette che avete comprato, che comprerete da qui fino a Rimini Wellness, oppure quelle che comprerete in fiera. Comunque stiamo adesso capendo quanto è il budget realistico per fare tutto, perché quanto pare non è poco. Mi aspettavo molto meno in realtà. Cioè, comunque è grande lo stand, quando lo vedi poi lì già vuoto è grande, poi quando ci sarà sopra la struttura sarà ancora più grande. Voi ormai lo conoscete, Filippo è già stato qui sul canale. Tu sei Quotazio, beh. Certo. Filippo, oltre a essere il collaboratore che, con cui parlo per Quotazio, che è un brand che fa contract, comunque abbiamo già parlato, arredo, tutto sì, arredo, sì. Dalla A alla Z, un arredamento di qualsiasi cosa, anche gli stand oltre che le case, i capannoni. Sì, sì. Filippo è uno youtuber ormai, mi chiede esatto. Consigli, lo sto aiutando sul suo canale.
male da ormai da quant'è che ti sto aiutando? I consigli funzionano, qualche video virale. Dato. Soprattutto per il fatto che lui, prima di essere YouTube, è imprenditore. Quindi di base ha tanto da raccontare, ha tanto da insegnare. Mi piace un botto il suo canale. Anzi, guarda, chiedimelo. Tanto lo chiedi sempre. Giovanni, metti il mio link in descrizione. Ah, cioè, chiaro. È chiaro. Per scontato. È per quello che non mi veniva in mente. Supportiamo i creator più piccoli, soprattutto quelli che non fanno roba commerciale. Filippo non fa quello che faccio io, comunque video già visti e rivisti. Fa dei contenuti imprenditoriali e anche di experience che ha vissuto in vita sua, perché lui è stato tipo un anno senza social, ha fatto il video, è stato in India, ha fatto tantissime esperienze a livello lavorativo dopo la laurea, quindi c'è tanto da raccontare, ragazzi. Te lo lascio il link qua sotto in descrizione. Tu ci sarai a Rimini? Sempre, fiera. Sono qua tutto il giorno, tutti i giorni dalle 6 a controllare se evadiamo. se uno non fa gli scontrini. Grazie di tutto, ci vediamo presto allora. Ci vediamo a Rimini Wellness, ragazzi. Sarà una delle esperienze più incredibili che io abbia mai vissuto, probabilmente. Ci siamo, abbiamo visto tutto quanto, adesso studieremo passo passo tutto il da farsi. Scrivete nei commenti dei consigli che avete magari per lo stand, delle attività da fare, qualsiasi cosa vi venga in mente io nei commenti leggerò tutto quanto. Detto questo, ci vediamo a Rimini Wellness. Senza dubbio, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale che è totalmente gratis. Se non l'avete ancora fatto, andate a scoprire il mio brand Camizone, che sarà presente come espositore a Rimini Wellness. Lo trovate qua sotto in descrizione col codice FOIS10, avete tutti i prodotti scontati, anche la nuova felpa Mascoludi. Ricordatevi che tutti quelli che si presenteranno a Rimini Wellness già dai primi giorni con vestiti o camizone avranno, oltre che degli sconti, delle sorpresine speciali. Noi ci vediamo lì. Grazie a tutti. Ciao Simo. Ciao. Ciao Phil. Ciao. Ci vediamo nel prossimo video.